Buongiorno e bentornati a un nuovo appassionante episodio di Colazione a Fumetti. Un po' in ritardo, ma presente. Oggi parliamo di Rogue e Gambit, volumetto per fumetterie pubblicato da Panini a 10,90€, che porta in Italia i 5 episodi dell'omonima miniserie dedicata alla famosa coppia di X-Men. Ai testi abbiamo la prolifica Kelly Thompson, che ha recentemente rilanciato Gem e le Hologram per i DV e in Marvel si è occupata di Carol Danvers, del gruppo di Avengers al femminile A-Force e della più recente serie dedicata a Occhio di Falco, La ragazza non Clint. Al momento scrive invece West Coast Avengers, le miniserie di Jessica Jones che escono direttamente in digitale e soprattutto Mr. e Mrs. X, vero e proprio seguito di questa miniserie. Ai disegni troviamo Pere Perez, artista di talento che negli ultimi anni ha disegnato davvero di tutto, dagli X-Men a Superman, da Deadpool a Batgirl. Passando ai nostri protagonisti, negli ultimi anni Gambit non ha brillato particolarmente e dopo aver mollato varie volte gli X-Men ed essere tornato, ha finito per diventare per un certo periodo uno dei Cavalieri di Apocalisse. Morte, e più di recente si è unito a X-Factor, ma non ha passato le selezioni, nonostante il voto favorevole di Manuel Agnelli e di Fedez. No, non quell'X-Factor ovviamente, bensì la versione più recente del team mutante omonimo, rilanciato durante Marvel Now in una serie che è durata una ventina di numeri, ma che è già stata chiusa da un po'. Rogue, al contrario, negli ultimi anni è stata decisamente più importante. Prima ovviamente come X-Men, e più recentemente come membro della squadra Unione degli Avengers, nata dopo il crossover Avengers contro X-Men e formata sia da mutanti che da umani, che arriverà addirittura a guidare dopo il ritiro di Capitan America. Ma i due come coppia? Sono tipo 30 anni che si prendono e si mollano. Grosso modo dal loro primo incontro, avvenuto durante lo storico crossover La saga dell'Isola Muir, pubblicato nel 91, fra Uncanny X-Men e X-Factor, il gruppo originale che esisteva ben prima del Talent, formato dai primi 5 X-Men, Ciclope, Jean Grey, La Bestia, Angelo e l'Uomo Ghiaccio. La loro storia travagliata dipende fondamentalmente un po' dai poteri di Rogue, che le impediscono di toccare le altre persone, perché ne assorbe poteri e mente, un po' per il piglio del razzo di Gambit e per il suo oscuro passato. Infatti, prima di unirsi agli X-Men, aveva lavorato per sinistro e guidato i Marauders nei tunnel dei Morlock durante la saga Massacro Mutante, che già dal titolo è abbastanza chiara. Ma passiamo alla nostra miniserie. Rogue e Gambit vengono incastrati da Kitty Pryde, attuale leader degli X-Men e preside della scuola, e mandati in una sorta di clinica per coppie mutanti in crisi, dove numerosi mutanti stanno scomparendo. La Thompson imbastisce una trama ricca di riferimenti alla continuity dei personaggi, andando ad indagare sul loro passato e sui problemi che hanno sempre avuto, riuscendo a miscelare con maestria romanticismo, mistero e un pizzico di ironia, citando ad esempio il recente bacio che Rogue si è scambiata con Deadpool. Le dà una grossa mano in questo Pere Perez, che unisce a uno stile più che buono un'estrema attenzione ai vari look che Rogue e Gambit hanno sfoggiato negli anni, riproponendoceli in ogni particolare. In definitiva, un fumetto davvero carino, che con la scusa di risolvere un mistero ci fa rivivere il passato della coppia e la loro tormentata relazione, e ci aiuta a capire se insieme possono avere ancora un futuro. Ma per saperlo dovete ovviamente leggere la storia, e io non posso che consigliarvela se siete fan degli X-Men. Ciao! Come sempre, vi ringrazio di aver seguito il video, vi chiedo di lasciare un commento, iscrivervi al canale, mettere un like, cliccare sulla campanella, condividerlo, Instagram @velatifumetti. Ciao!